Favaro, benvenuto a Milano Rugby Festival. Allora, come hai trovato innanzitutto l'ambiente? Ti ho fatto fare un giro veloce, ti ho spiegato solo che qua la cosa più importante è divertirsi. Come hai trovato l'ambiente? Penso che tutti i personaggi qua lo rispettino appieno ed è bellissimo. Questa è rugby alla fine, perché sì, sono le partite in TV, l'Italia, nazionale, ma si parte sempre dalle basi. Le basi del rugby è il divertimento e voi lo sapete esprimere al meglio, credo. A proposito di nazionale, quindi abbiamo visto che sei infortunato, quindi sei fuori da questo tour, cosa ne pensi? Come faccio un commento su queste prossime partite dell'Italia e come la vedi in vista dei prossimi impegni? Le partite durissime innanzitutto, giochiamo fuori in Sudafrica, la prima contro Sudafrica e sarà una guerra. Però abbiamo sempre raccolto tanto bene e se vogliamo ambire in alto dobbiamo dimostrare anche in questo torneo che saremo all'altezza. E io credo che la squadra possa farcela tranquillamente, perché finalmente abbiamo una rosa completa di qualità. Senti, invece, tornando al Milano Rugby Festival, torniamo al rugby, quello socio, quello terra-terra, nel senso, tu hai un'esperienza internazionale, magari ne hai visti altri, quali sono le cose che ti hanno colpito di più di questo festival? Loro sono gli amici di Rugby Meet che ci stanno seguendo in diretta per tutti i risultati e per tutte le classifiche. È un vero modo per noi importante quello di comunicarlo anche sui social. Secondo te quali sono i prossimi step per diventare un festival a livello mondiale? Il continuare a perseverare nell'obiettivo, che è quello del divertimento. Adesso si parte da questa base, si continua, si migliora, verrà sempre più gente. Io in primis ci devo ricapitare magari un po' più sul tardi per divertirmi ancora di più. E venire qua per me, respirare rugby, è qualcosa che avevo lasciato quando ero un po' più piccolino, e qua c'è proprio lo spirito del rugby, il divertirsi e dopo l'essere pronti subito a festeggiare, a cantare, a rilassarsi tutti insieme. È una festa e le feste sono divertenti. Ma dici che qualche tuo compagno per un torneo al 7 qui lo potresti trovare di nazionale? Creerò un team all'altezza. Sì, però dovresti giocare un pochino più. Forse dovresti caricare prima il bar. Ho capito, devo trovare persone con il rapporto giusto, qualità e bene. Quindi sarà una ricerca scrupolosa, magari Rugbymeet mi potrà aiutare in questo. Esatto, perché ti ricordo che, come ti dicevo prima, qui la squadra più importante non è chi vince il cup, il play, il ball, ma è la squadra che vince il trofeo Cassie Pina, che è questo. Ed è il trofeo che andrà alla squadra che berrà più birra in tutto il torneo. Hai già visto qualche evento che potrebbe vincere? Ci sono gli scozzesi molto affiatati, ma dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio nazionalista e dimostrargli che non dobbiamo mollare questo torneo. Perfetto, questo torneo deve restare in Italia. Deve rimanere in Italia. Benissimo, io ringrazio Simone Favaro e un saluto a tutti gli amici di Rugby Meet. Io ringrazio te e faccio un saluto agli amici di Rugby Meet e iscrivetevi, che io molto probabilmente a breve lo farò. Ci vediamo là.